Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci. Lo senti il rumore della spada che spacca l'aria? Eh? Bene, se lo senti, clicca qui, se ancora non l'hai visto, e guarda questo video, perché io qui ti nomino missionario di verità. Vuoi essere missionario di verità anche tu? Guarda questo video. Bene, veniamo a noi. L'altro giorno Papa Francesco ha invitato i giovani a vivere l'amore con castità. In poche parole, ha invitato i giovani a non fare sesso con la propria fidanzata o con il proprio fidanzato. Esattamente le sue parole sono queste, ve lo leggo, virgolettato. Non vorrei fare il moralista, dice Papa Francesco, ma vorrei dire una parola che non piace, una parola impopolare. Anche il Papa a volte deve rischiare sulle cose per dire la verità. L'amore è nelle opere e nel comunicare, ma è molto rispettoso delle persone e non le usa. L'amore è casto e a voi giovani, in questo mondo edonista, dove nella pubblicità c'è solo il piacere e passarsela bene, io dico siate casti. È la prova di un amore genuino che sa dare la vita e non usa l'altro per il suo piacere. Fate lo sforzo di vivere l'amore castamente. L'amore si sacrifica per gli altri, come l'amore dei genitori che al mattino vanno al lavoro stanchi perché non hanno dormito bene per curare il figlio ammalato. Questo è amore e rispetto. Questo è servizio. Bene, allora avete capito cosa dice il Papa. Ma la castità è un valore, sì o no? Innanzitutto, andiamo per ordine, che cos'è un valore? Che cosa dovrebbe essere un valore? Lo dice la parola, valore. Un qualcosa di importante, un qualcosa a cui dare importanza. Bene, assodato che in natura non esistono valori, assodato che in natura non c'è nessun valore, assodato e messo da parte questo discorso, concentriamoci su di noi, concentriamoci su di noi esseri umani. Quali dovrebbero essere i valori? Quali potrebbero essere i valori? Quindi quelle cose a cui dare importanza, importanti perché migliorano la nostra vita come singoli e come specie umana. Quali potrebbero essere questi valori? Sicuramente non la castità. Perché? Perché la castità non rende la nostra vita migliore, la castità non rende la nostra vita come singole migliori e non migliora l'umanità. La castità non rende questo mondo più bello e non rende questo mondo migliore. Quindi dire che la castità è importante è una stronzata. Quindi domani, anzi domenica, caro Francesco, affacciati su Piazza San Pietro e chiedi scusa. Chiedi scusa e di che mister nichilista ha ragione e ritratta le tue parole. Se lo farai, io nominerò missionario di verità anche te. Fino ad oggi tu e i tuoi predecessori ne avete dette tante di cazzate. Hai la possibilità di dire anche tu un po' di verità. Da oggi, se chiedi scusa, posso nominare anche te, solo se lo vorrai, missionario di verità. Addirittura Papa Francesco, tornando un attimo più sobri, usa la parola rispetto. L'amore è rispettoso, l'amore non usa l'altro. Vero, è quello che dico io da 5 anni, ancora prima di te. Certo che l'amore ha il centro rispetto, l'amore rispetta e non usa l'altro. Sì, assolutamente sì. Ma se una persona fa sesso con la propria fidanzata, in quel momento non le sta mancando di rispetto, porca puttana. Se tu fai sesso con il tuo partner, non stai usando nessuno. Basta questa idea che se tu tocchi il corpo dell'altro stai usando quella persona. Ma chi l'ha detto? Il sesso è un piacere per te, per l'altro, per entrambi. Si parla di persone consenzienti, non stiamo parlando di stupro. Stiamo parlando di due persone d'accordo che vogliono la stessa cosa. È piacevole. Non porta effetti negativi, non fa male né alla salute psichica né fisica. Poi ovvio, esistono persone che usano. Ci sono ragazzi e ragazze che alcuni o alcune vogliono portare a letto un altro per una volta, per 2 volte, per qualche settimana e poi buttare l'altro nel cestino. E magari non gliel'hanno detto prima questo. Certo, quelli usano, quelli prendono in giro, ma quelle sono persone che usano. Ci può essere un rapporto d'amore fra 2 persone che non si usano, che si rispettano e fanno sesso. E in quel sesso non c'è nulla di male, c'è una condivisione di quel piacere fisico e anche psicologico in certi casi. Quindi vergogna di dire certe cose. Poi forse il tuo messaggio voleva essere: il sesso non deve essere il perno del rapporto, il sesso non è l'unica cosa e la cosa più importante del rapporto. Questo è vero, ma tu non puoi dire che il sesso non è la cosa più importante dicendo siete casti. Perché?
Pure io dico da anni che il sesso non deve essere la cosa più importante, che il sesso non deve essere l'unica cosa che tiene in piedi il rapporto, ma non per questo dico siete casti, non fate sesso. Che messaggio è? Sono d'accordissimo quando dice che l'amore è sacrificio, l'amore è soprattutto dare. Lo dico io da anni, l'amore è anche sacrificio, l'amore è anche soprattutto dare. Vergognosi i messaggi che si sentono ovunque, che ravvivano l'idea secondo cui il sesso, scusate, l'amore è soltanto piacere. L'amore non è soltanto divertimento, spassarsela bene. No, assolutamente no. L'amore non è soltanto spassarsela bene e divertirsi. L'amore è anche dare, lottare insieme, condividere profondamente tante cose, tutto probabilmente. Certo, ma puoi fare anche sesso però. Tu puoi vivere quel sacrificio, puoi dare, non soltanto pensare a ricevere. Puoi vivere le cose non soltanto per divertimento e piacere agonistico e anche fare sesso. Quindi tu potevi far passare quel messaggio, far capire l'importanza di tutto quel di più, ma non dicendo eliminate il sesso. Perché? 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 Anzi, è dannoso questo messaggio. Perché oltre ad essere una cosa di falso, non sono quelle le cose importanti, rende ancora vivo il tabù del sesso e fa considerare il sesso alle persone ancora un qualcosa di sporco e negativo. Il sesso non è sporco, il sesso non è brutto. E anche quelli che non ti ascoltano e non ti ascolteranno, quando vivranno quel sesso, lo vivranno con un senso di proibito, un po' come quando si fuma la sigaretta di nascosto o si spacca una vetrina. Ugualmente si fa sesso, ho fatto questa cosa proibita che non dovrei fare. No! Basta con questo tabù, il sesso deve essere vissuto con naturalezza, come bere un bicchiere d'acqua. Magari non con chiunque. Ma quel dire tu sta parlando di non fare sesso con la persona con cui sta insieme. Ma che stronzata è? Che stronzata è? Quindi, se io fossi il Papa, e non potrei esserlo perché non mi metterei mai a essere il portavoce del nulla, però se fossi un'entità ascoltata da milioni di persone, direi questo: ragazzi, ragazze, amatevi, voletevi bene, non ascoltate i messaggi che sentite ovunque. L'amore non è soltanto godere, ridere, divertimento, l'amore è anche sacrificio, lotta, impegnarsi, empatia profonda, dare all'altro nei momenti difficili, non è solo rose e fiori. L'amore non è soltanto orgasmo. Ricordatevi questo. Però sesso fatelo tranquillamente, se vi va, quando vi va. Non deve essere semplicemente tutto. Un amore vero, dato che il Papa parla di prova di genuinità dell'amore, è che se per caso ci sono dei motivi per cui non si può fare del sesso, magari si è lontani, magari l'altra persona è in un particolare stato psicofisico e non se la sente, tu non lasci l'altro perché manca il sesso o perché non soddisfa a certe tue fantasie. Se ami veramente l'altro, rispetti anche i suoi gusti. Quello sì, non è nell'amore che vedi la solidità del rapporto, o non solamente lì, questo sì, ma queste cose non le si spiegano dicendo siete casti. Dire siete casti è dire un'imbecillità. Ok? Bene, io vi saluto. Saluto Papa Francesco. Aspetto domenica, sai cosa? Ricordati di dire quello che devi dire. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao!